La notizia di qualche giorno fa ha fatto scalpore. Ratto attaccadoni in ascensore. La signora dichiara mia avonso al viso e all'orecchio. La notizia è troppo ghiotta per non essere ripresa da altre agenzie di stampa. La signora ricorre agli avvocati e l'Istituto Autonomo Case Popolari va sotto attacco. Oggi la conferenza stampa. Questa è la posizione del commissario liquidatore dello IACP, avvocato Nicola Travaglini. È ovvio che di fronte a una situazione del genere io mi trovo obbligato a inviare tutta questa documentazione agli enti preposti, eh, non per altro perché mi sembra più che giusto e corretto difendere l'onorabilità di questo ente, dello IACP, l'onorabilità di tutte le persone che lavorano all'interno dello IACP, vi dico che eh, sono pochi i dipendenti. Abbiamo qualche migliaia di appartamenti, quindi lo sforzo è immane e il loro lavoro è encomiabile, pertanto non credo sia giusto sottacere ad una vicenda del genere. Ovviamente noi chiederemo che vengano fatte tutte le indagini del caso, poi chi ha delle responsabilità dovrà comunque risponderne. Quindi il commissario si sente in dovere di tutelare l'onorabilità dell'ente. Intanto c'è una richiesta di risarcimento danni da parte della presunta danneggiata. Non siamo preoccupati della richiesta risarcitoria perché, come ha Anzi, spiegato il collega, il commissario liquidatore dello IACP, l'avvocato Travaglini, la, sia la richiesta risarcitoria che i fatti, così come sono stati descritti, sono privi di fondamento. La cosa che dispiace di più e rammarica è che non si tiene conto di quella che è la funzione sociale dello IACP. Di rispondere a dei bisogni per fasce di popolazioni che hanno già delle difficoltà economiche e diffondere e propalare notizie, anche addirittura a livello nazionale, che non, non sono di alcuna utilità, oltre perché non vere. Ma rispetto a quella che è la funzione dello IACP, eh, dispiace particolarmente. È chiaro che in una situazione di questo tipo c'è la necessità di rivolgersi all'autorità giudiziaria a cui chiederemo l'accertamento per individuare eventuali responsabilità per il danno di immagine e di onorabilità che l'OIACP ha subito a seguito della diffusione e divulgazione di queste notizie.